Rispetto a Chiatona, in particolare anche per De Mare, devono iniziare nell'arco di una quindicina di giorni dei lavori programmati in virtù dell'arrivo dell'estate, che riguardano, diciamo, la posizione di panchine sul lungomare del mare, nuovo cartellone benvenuti a Chiatona, i cestini per l'immondizia, e di qualche giorno fa una comunicazione da parte della Regione Puglia di un finanziamento ottenuto per la prevenzione di incendi boschivi, e proprio l'altra mattina ci siamo confrontati con il dirigente per poter sottoscrivere quella benedetta convenzione con l'ARIF che va avanti da un po' di tempo rispetto alla possibilità di tenere in ordine il sottobosco e la pineta, soprattutto riguardo alle situazioni che possono avere una criticità maggiore. La questione dei tronchi di acqua e fogna invece stiamo andando ancora avanti, si è ripartiti con un tronco su Mas dopo un anno e mezzo. L'acquedotto è ripartito a fare i tronchi, è iniziato da un tronco di Vassatra che avrete visto scavare in questi giorni su via delle Concerie. Subito dopo ci sposteremo sempre in una zona qui di Massafra, che è via Masonghia, perché lì si va in ordine cronologico, e subito dopo ripartiremo con le strade di Chiatona, almeno una parte di quelle che fanno parte dell'elenco più vecchio, per poi arrivare al completamento. Quindi anche in questa cosa l'amministrazione ha una discrezionalità marginale, perché è l'acquedotto che decide quando fare le opere, e si dovrà completare anche il tronco che sta sul viale Tarassato di Acqua e Fogna. Questa cosa sicuramente andrà fatta subito dopo Pasqua, perché nel periodo di Pasqua comunque c'è l'attività dell'impero che non può essere, tra virgolette, ostacolata rispetto ai pranzi e comunioni, quella roba lì, però subito dopo si potrà ripartire anche con i lavori. Rispetto invece allo sviluppo della zona costiera, è di circa un mesetto fa l'affidamento ai progettisti del progetto definitivo per la riqualificazione del fronte mare, con una somma non indifferente di circa 200.000 euro ottenuta grazie al finanziamento ministeriale, dove abbiamo presentato il progetto preliminare, ci hanno finanziato il progetto definitivo. Quindi stiamo andando avanti per realizzare un progetto che ripensi completamente la fascia costiera di Chiatona, che possa, tra virgolette, renderla attrattiva. Da questo giugno saranno presenti le passerelle per l'accesso al mare dei disabili, e quindi verrà installata la passerella con una pedana metallica per permettere a chi attualmente, diciamo, ha difficoltà per l'accesso al mare di potervi accedere con molta più serenità. Questo anche frutto di un piccolo finanziamento ottenuto da una misura regionale, e poi verranno previste anche dei piccoli interventi di sistemazione. Qualcosa abbiamo già fatto l'anno scorso, come la sistemazione delle giostrine, che dovremo sicuramente rifare, perché bisognerà andare a fare un sopralluogo. E anche è previsto in questo investimento di circa 60.000 euro che ha fatto l'amministrazione tra Chiatona e Verde Mare, un po' di ripristino di asfalto che si va a sommare a quello che è la ripartizione dei lavori pubblici effettuerà per proprio conto con la manutenzione ordinaria. Quindi diciamo che, come sempre, c'è tanta carne a cuocere, e non sto il suo modo, ma sia carne a suo punto, come si dice.